Non lo so di preciso perché non li ho mai contati. Direi circa due romanzi al mese, quindi in un anno saranno 20 o 30. Poi bisogna distinguere tra quelli che inizio e quelli che finisco, perché anche se io tendo molto a rispettare il lavoro dello scrittore e a voler finire i libri che inizio, talvolta proprio non ci riesco, li lascio lì. Comunque direi che quelli che finisco in un anno sono una ventina più o meno. E sono di genere vario, dal misteri al thriller all'horror alla narrativa generale. Eh, non ho veramente un, uh, un genere preferito. La scrittura per me risponde a un'esigenza di esprimere la mia creatività. C'è chi la esprime nello sport, chi nella pittura, chi in altre cose... Come si dice, uno ha una storia dentro che deve venire fuori. Nel mio caso è così, e ho trovato il modo di esprimere questa creatività. Devo dire che credo che le origini risalgano un po' a tutti i libri che ho letto quando ero ragazzo, tra i 13 e i 26 anni ho letto un sacco di cose e le emozioni che ho provato leggendo quei libri a me hanno fatto venire voglia di provare io stesso a ricrearle sulla pagina per vedere di, di provocare in qualcun altro quelle belle emozioni che avevo sentito io ma io credo di avere una scrittura brillante e un po' ironica e senza fronzoli è molto da questo punto di vista la definirei anche piuttosto piana, cioè chi ama lo stile pomposo con tante subordinate, le virgole non è il mio stile, io preferisco le frasi brevi, tanti punti e un romanzo che si legga bene. Per me un miglior complimento che potrebbero farmi è che il tuo romanzo me lo sono letto di un fiato, perché significa per me aver bilanciato bene lo stile con il ritmo. Il libro inizia con un decesso. Apparentemente naturale di una signora anziana e sola in un appartamento di Bologna. Veniamo poi subito a scoprire che eh, questa signora eh, in realtà è nata in un paesino sperduto sull'Appennino Tosco Emiliano, non si capisce bene se sul confine con la Toscana, comunque lì in una valle stretta e angusta coperta di alberi. E questo paesino, che si chiama Monteluna, i suoi abitanti hanno una caratteristica del tutto inconsueta. Quasi tutti sono ultracentenari e uno di questi vecchietti ultracentenari è molto contento che la signora Elvira, la signora anziana che è morta nella grande città, sia defunta. Quali segreti nascondeva questa signora? Ovviamente li veniamo a scoprire leggendo il libro che è ambientato nel presente, ma ha anche lunghi flashback, in parte negli anni 60 del Novecento e in parte ancora più indietro nel Settecento, quando il borgo di Monteluna era un borgo sull'Appennino attraversato dalla via francigena. La parte c'è sempre perché nessuno è mai soddisfatto fino in fondo di quello che scrive. Eh, diciamo così: i personaggi sono funzionali alla storia, eh, non mi sono dilungato nell'approfondimento psicologico, nelle storie che magari potrebbero invece appassionare il lettore, magari uno potrebbe voler conoscere di più di certi personaggi, riuscire ad affezionarsi maggiormente. La cosa mi avrebbe costretto a scrivere un libro di 500 pagine che non sono capace di fare e, e non ho fatto. Quindi il libro è più corto, sono, sono 200 pagine, i personaggi sono funzionali alla storia e quindi bisogna accontentarsi dell'approfondimento psicologico e delle loro storie che ci sono senza pretendere che ci sia di più. E mi immagino un uh, borgo in montagna, buio, oscuro, un po' gotico. Immerso in un bosco. Così. Ammetto di avere cercato l'originalità, eh, nel senso che anch'io volevo scrivere qualcosa che non avessi già letto, già visto, già sentito, per quanto sia oggettivamente difficile. E magari qualcuno ha anche già scritto qualcosa come l'ho scritta io, ma almeno non l'ho letta. Ho cercato di fare un mix di generi, un po' giallo, un po' misteri, un po' noir, un po' gotico, e mischiando questi ingredienti anche con un pizzico di ironia che è un po' la mia cifra stilistica. Ecco, diciamo che non riesco a scrivere un romanzo che sia veramente tragico e drammatico, pur con argomenti noir e che, come si scoprirà leggendo il, il romanzo, anche molto drammatici. E diciamo, ecco... Um, in questo romanzo non ci ho messo commissari, non ci ho messo ispettori, non ci ho messo tutto quell'armamentario che secondo me faceva già visto e già sentito. L'ispettore con la famiglia sfasciata che si mette con la collega che è un'esperta di anatomia, no, basta, queste cose non ci sono. Ho provato a scrivere un giallo misteri noir che fosse un po' più originale, spero di esserci riuscito. Non so se è famoso, ma l'atmosfera ricorda molto, eh, secondo me, Come il Lupo di Eraldo Baldini e in generale un po' le atmosfere di Eraldo Baldini ci sono. A me come scrittore piace e quindi un po' mi sono fatto prendere dal suo stile. Devo dire però che l'ispirazione per scrivere questo romanzo mi è venuta da un film, che è La più bella serata della mia vita, di Ettore Scola. Che è un film drammatico, ma con un protagonista che è Alberto Sordi, e quindi dà quella cifra eh, ironica amara che potrebbe sembrare stonata e che invece a me è piaciuta molto. Tra l'altro, la più bella serata della mia vita è poi tratto a sua volta dal racconto del drammaturgo svizzero Dürrenmatt, La Panne. Ma io mi auguro che vinca perché è una storia intrigante soprattutto, che si lascia leggere, io credo, con scorrevolezza, cerca di dare un tocco originale un po' a questo genere e a me personalmente piacerebbe leggere un libro così, quindi spero che possa piacere anche a tanti altri.